quanti colpi sono? Sono ancora 36. Ancora 36, ritmo standard dunque degli Abbagnale, con adesso Holmes e Ray Grave che stanno cercando di gettarsi alla caccia di Giuseppe e Carmine. Ma Giuseppe e Carmine hanno messo un paio di imbarcazioni tra la loro poppa e la prua inglese, sempre 36. Praticamente sono un cronometro esattamente a metà gara. Vediamo se ci sono i 5 secondi di Copenaghen. Ed è l'Italia che passa prima a metà percorso. Le condizioni del Benton sono sempre le stesse in senso favorevole. Vedete la prua della barca d'azzurra che sta decisamente controllando magnificamente il campo. Guardate l'azione di Giuseppe Carmine, praticamente sono perfetti all'entrata e all'uscita. C'è Peppiniello che non scappita come al solito, sta ricamando al massimo l'azione in questo momento. Bisogna prendere il vantaggio massimale con Holmes e Redgrave. Sono decisamente in ritardo, c'è all'esterno comunque, vedo che la Bulgaria che tiene con la Romania anche in ritardo. È stata proprio la partenza a dettare la differenza di questa gara, una partenza nella quale abbiamo visto Giuseppe e Carmine non venire sorpresi, malgrado che il giudice dello start avesse innervosito notevolmente gli equipaggi. Vedete la Bulgaria in questo momento che è seconda, 3.28 dai Giuseppe e Carmine a Bagnale, la Gran Bretagna 5.25 come Copenaghen. Il tuo discorso del 10% di atleti di 29 anni evidentemente sta funzionando al massimo, come il discorso del solo lungo e del solo corto. Evidentemente se si tira in partenza sarà molto più difficile poi esprimersi sul finale. Holmes e Redgrave sono in questo momento in terza posizione, la Bulgaria li sta avanzando di circa una punta, ma soprattutto in testa c'è il nostro equipaggio Giuseppe e Carmine Bagnale, che sta facendo una gara esemplare. Guarda, io devo dirti che sono sceso questa mattina un po' praticamente con l'animo scuro per questa gara, ma questa partenza praticamente mi ha aperto un mondo, perché la classe degli Abbagnale è davvero immensa. Vedete Giuseppe e Carmine richiamati negli ultimi 500 metri. Andiamo ragazzi, ultimi 500 metri per la loro olimpico con la Bulgaria, Oster e Greve. Ora vedremo se riusciranno a scattare come al loro solito per questa gara. Dunque Italia, Bulgaria, Gran Bretagna, Romania, Germania dell'Est, Unione Sovietica all'attacco degli ultimi 500 metri. Siamo sempre sui 36 colpi, già Bagnale in testa di due imbarcazioni, aumenta ancora Giuseppe, il suo show, il suo magnifico show negli ultimi 300 metri di gara, quando mancano ancora con gli inglesi che cercano di recuperare il tempo perso in partenza, ma il loro divario è notevole. Penso che Giuseppe Carmine, la cui sicurezza, la cui grande preparazione e segno di garanzia, vedete ora come Holmes e Redgrave abbiano attaccato la Bulgaria e si gettino all'attacco di Giuseppe Carmine a Bagnale. Ma all'esterno c'è anche l'Unione Sovietica, è pesante la barca inglese, si ferma, c'è un pesce anche di Redgrave che va sulle boe, è incredibile, con l'Unione Sovietica che va all'attacco della Gran Bretagna. Giuseppe Carmine, ultimi 250 metri si distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe Carmine a Bagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'inferno, che sta attaccando proprio in questo momento, un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo, reagisce comunque Giuseppe che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza. Abbiamo visto un momento davvero pericolosissimo con la mura che praticamente non era più nella pelle. Bravo, bravo Giuseppe, due stupendi cavalieri delle acque ancora, loro dimostrano di essere i più forti in ogni momento e su ogni campo di gara. Vi do i numeri d'acqua di questa penultima gara del finale di canottaggio, vissute sull'esaltazione della grande vittoria dei fratelli a Bagnale nel due conne, ma ora godiamoci anche questa gara. Alla vigilia era solamente il due con, sul quattro di coppia si parlava molto bene, ma non si sperava, visto che ancora non si conoscevano i responsi cronometrici delle batterie delle semifinali, non si sperava di una barca di grande livello. Dunque in acqua 1 l'Australia, in acqua 2 la DDR, in acqua 3
l'Italia, in acqua 4 la Norvegia, in acqua 5 l'Unione Sovietica e in acqua 6 la Germania occidentale. Ci sono tutti e 6 gli equipaggi. L'Italia è nettamente avanti a 1,42 esattamente ai 1000 metri. C'è da sognare vedere due equipaggi azzurri praticamente conquistare un importante posto nell'alloro olimpico. Guardate, guardate gli azzurri come stanno andando magnificamente in questo momento. L'azione è netta, la barca è bene assortita. Ultimi 500 metri, c'è luce addirittura tra la barca azzurra e quella sovietica, la norvegese si sta facendo minacciosa mentre sembra cedere la Germania dell'Est. Ultimi un minuto e mezzo di gara, è quella barca a spine di pesce che sta leggermente deviando, bisogna aumentare sulla bordata pari e infatti Agostino chiama subito la barca che si mette in condizione di direzione perfetta. C'è l'attacco di nuovo dell'Unione Sovietica, 3 imbarcazioni per la seconda posizione mentre l'Italia è prima, è decisamente prima, viene ora inquadrata, guardate Agostino a Bagnale che sta chiamando gli ultimi 250 metri del percorso, un'Italia in testa, vi dicevo della grande sorpresa, siamo su 37 colpi, 37 colpi per l'Italia che è passata ai 500 metri e si presenta negli ultimi 200 metri, è lo show azzurro che si sta facendo vedere in questo momento, è un'Italia stupenda, un 4 di coppia che sta per entrare anche lui nella storia olimpica, l'Italia è in testa, la Norvegia viene fortissimo, è il momento di non cedere ma mi sembra che sia ben salda, la barca azzurra si presenta sotto le tribune con circa 3/4 di imbarcazione, la vedete lì al centro del campo di regata che resiste anche all'attacco dell'esterno della Norvegia e della Germania dell'Est, ma più nulla ci può togliere questa medaglia d'oro, è imprendibile l'Italia, vola verso il traguardo, controlla a destra, controlla a sinistra e l'Italia taglia il traguardo, vi dicevo della vittoria olimpica di questa barca, ci abbiamo creduto fino in fondo, una grandissima vittoria, una vittoria netta, una vittoria di classe, una vittoria veramente di squadra, la squadra che è sempre andata sull'onda degli Abbagnale, abbiamo magnificamente vinto questa medaglia d'oro anche nel quarto di coppia, per questa fusione, per questa unione di forze, io penso la Mura che dobbiamo gioire per questa giornata indimenticabile, storica per il canottaggio italiano, piegato sui remi anzi 40 anni, felice, vedete, incredibilmente felice Pori, Farina adesso, è Tizzano che sta per piangere e a Bagnale più freddo di tutti che si complimenta per questa grande vittoria, una vittoria netta.